Ok, Dubin, terzo boss di Felglow Spire. Allora, questo boss bisogna stare attenti quando si leva in aria. Lui si leva in aria in due occasioni e fa due abilità diverse. La prima abilità praticamente fa un cerchio blu intorno a sé, anzi sotto di sé, e bisogna entrare tutti velocemente, il più velocemente possibile sotto il boss. La seconda volta che si leva in aria prende un colore che può essere o rosso o blu. In base al colore che prende bisogna mettersi, vedrete che ci saranno dei cerchietti a terra rossi e blu, e quei cerchietti a terra rossi e blu, una volta che ci state sopra, vi danno una protezione, una sorta di scudo contro quel tipo di abilità che lui sta facendo. Però soltanto se pigliate lo scudo del colore esatto. Quindi se è blu prendete lo scudo blu, se è rosso prendete lo scudo rosso. Ma che cazzo hanno fatto? Manna grado, ma che sono nabbi. Che è successo? Ma quello si è incastrato nelle texture. Ma renditi conto che è noob. Non ho parola. At last, you soul keepers will pay for what you've done. Ok, allora, ora che il mago è riuscito ad arrivare, si parte. Al solito tutti che hanno fretta, tutti che vogliono fare, tutti che vogliono dire. Allora, inizia il fight. Ecco, vedete come dicevo prima, raggio azzurro, bisogna subito salirci. Ecco, il mago qua che muore. Non muore perché l'ho curato, però vabbè. Allora, dice perché ti sei fatto la cura che non c'è bisogno? Perché preventivamente non si sa mai.
il tank non deve morire. Ecco, vedete, ora è blu, tutti sulle barriere blu. Io mi sono preso la protezione, ora qua qualcuno non se l'è preso e le busca, ovviamente. E le prende forte. Ora lui al solito fa tipo questi raggi elettrici che comunque non fanno danno più di tanto, quindi li prendete, non li prendete, insomma non vi cambia molto la storia. Ora bisogna entrare tutti qui sotto, qualcuno non ce l'ha fatta e muore. No, è casa. Seconda pallina di coso, speriamo che non vai nel rage, ci sbrighiamo questo DPS. Purtroppo quel cazzo di mago muore sempre, perché minchia. Ecco, guarda che muore il tank ora. No, ci sono riuscito, che culo. Ok. Perché giustamente le persone non è che pensano minchia muore il tank, muore un personaggio importante del party, quindi non gli fotto la barriera. No, mi devono fottere la barriera, fottendosene di sto fatto. E la gente poi muore, perché muore il tank ovviamente. Comunque, pare che ci stiamo riuscendo. Con qualche difficoltà, ma ci stiamo riuscendo. Minchia di boss questo. Che cazzo. Blu. Non c'è rimasto secco, no? Good. Rigolo. L'arciere ci ha abbandonato perché è un grande minchia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Hunter e Bardo, vabbè.